buonasera a tutti, e questa diapositiva l'ho inserita al volo. Silenzio, gentilmente. L'ho inserita al volo nel pomeriggio perché si è parlato molto di questa della situazione del microambiente ipossico come elemento scatenante e comunque fondamentale per quanto riguarda la patologia, soprattutto quella cronica di basso livello, la cosiddetta inflammaging. Ed è un elemento importante per quello che è, secondo me, il primum movens dell'osteoporosi, la cosiddetta oxi-inflammaging, cioè dire l'infiammazione cronica in ipossia e in presenza di stress ossidativo. Non sono, diciamo, idee mie, chiaramente, io le ho soltanto lette e trasportate nella mia attività professionale, ma ho voluto mettere questa perché per ringraziare proprio Giorgio, che questa diapositiva fu messa ad un convegno subito dopo, pochi giorni dopo che era stato dato il premio Nobel a questi tre ricercatori. Il ruolo della nutraceutica nell'osteoporosi, benissimo, ne possiamo parlare per i prossimi, credo, due giorni, perché la nutraceutica è un elemento veramente importante per quanto riguarda la terapia dell'osteoporosi, perché il metabolismo osseo è una specie di gara, di ring nel quale si fanno a cazzotti, ma non è vero che si fanno a cazzotti, i nutraceutici, quale ruolo per la nutraceutica e quale ruolo per i farmaci di sintesi, ma possono essere molto ben accoppiati tante volte, ma anche diciamo andare anche da soli. Perché cos'è l'osteoporosi? L'osteoporosi è un problema di equilibrio. E di equilibrio di che cosa? L'equilibrio del metabolismo osseo. È notorio ormai, e comunque lo ripeto, che ogni 10 anni noi abbiamo un rinnovamento totale del nostro parco osseo, non parco macchine ma parco osseo, cioè dire le ossa che io avevo 10 anni fa sono totalmente diverse sia come cellule che come struttura collagenica rispetto a quelle che io ho oggi, perché in microtraumi che mi portano a dei piccoli danni oppure allentamento di certe cose. Io devo rinnovare quest'osso perché ci sono dei, si chiamano micro cracks, cioè dire piccolissime rotture che devono essere riparate, e quindi vengono riparate, sostituite e riformate con un nuovo osso. In questa continua battaglia, chiamiamola in questa maniera, con la ricostruzione che è ad opera degli osteoblasti e il riassorbimento che ad opera degli osteoclasti, quando c'è questo squilibrio viene fuori l'osteoporosi che vi faccio vedere rapidamente come avviene questo cambiamento attraverso delle piccole fabbrichette basic multicellular units che sono costituite da strutture abbastanza piccole, molto piccole, nella quale prima arrivano gli osteoclasti di derivazione macrofagica, si attaccano all'osso in base a delle segnalazioni che avvengono, si attaccano all'osso e erodono attraverso delle proteinasi che sono la catepsina K e che erode la matrice collagenica, dopodiché vanno un pochettino in quiescenza, emettono della segnalazione, la segnalazione attiva gli osteoblasti e gli osteoblasti vanno a ricostruire l'osso. Il tutto dura una quarantina di giorni fino a che poi questi stessi osteoblasti si trasformano in cellule di ricopertura delle binding cells e finisce tutta l'azione in circa 6 mesi. L'osteoporosi, come si cura l'osteoporosi? L'osteoporosi abbiamo tante cose, quindi abbiamo gli antiriassorbitivi, abbiamo degli anabolici, tutti quanti, l'omosozomab, valparatide, bifosfonati, denosumab, campi elettromagnetici pulsati, ma nell'attività nutraceutica noi possiamo avere sia un'azione antiriassorbitiva sia un'azione anabolica, e questo qui su diverse sostanze che possono essere utilizzate nel campo dell'attività nutraceutica. Ma perché questo? Perché molti nutraceutici in realtà agiscono come?
agiscono andando a colpire quello che è lo stress ossidativo. Lo stress ossidativo, tutti quanti lo sappiamo, ormai ne hanno parlato tante persone, anche molto, 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 molto più brave di me, non è nient'altro che un accumulo di un qualche cosa che serve, perché le specie reattive dell'ossigeno, i radicali liberi, che sono una parte di queste specie reattive dell'ossigeno, hanno una loro funzione, hanno una funzione antibatterica, una funzione antitumorale, cioè dire aggrediscono cellule che non ci devono essere, ma quando superano un certo valore, quando superano un certo livello per una riduzione della capacità antiossidante del nostro organismo, vedi tachipirina, o perché c'è un eccesso di produzione di specie reattive dell'ossigeno, e allora squilibrio, imbalance, e allora abbiamo che cosa? Abbiamo alcune cose, abbiamo il danneggiamento dei mitocondri, abbiamo la perossidazione dei lipidi di membrana, ma voi lo sapete, la membrana non è nient'altro che, volgarmente si potrebbe dire, il contenitore dei recettori, ma se io questa membrana la altero, quel recettore che prima mi andava bene a prendere il punto di attacco della molecola che doveva funzionare, cambia posizione. Oh, io così non la prendo più, è così, non sentite mica più la mia voce. Ma perché? Perché io ho cambiato posizione. E quindi se io danneggio la membrana sono fregato. D'accordo? Quindi le specie reattive dell'ossigeno hanno molte attività negative quando sono in eccesso. Addirittura se arriva l'accumulo di proteine alterate, perché i perossisomi non riconoscono più queste proteine che devono degradare, e quindi abbiamo alcune malattie croniche legate a questo fatto. I nutraceutici hanno un'attività antiossidante, e in soldoni che cosa vanno a fare? Vanno a bloccare l'apoptosi, cioè dire la morte cellulare di alcune cellule estremamente importanti per l'osso, che sono gli osteoblasti maturi, e vanno a stimolare invece la apoptosi, la morte degli osteoclasti maturi, attraverso dei meccanismi enzimatici che è un po' lungo, visto che i tempi ristretti che mi sono stati dedicati, vale la pena spiegare. Quindi il rimodellamento osseo è legato ad alcuni fattori. Abbiamo fattori ereditabili genetici, abbiamo fattori esogeni, dieta, alcol, fumo, droghe, stile di vita, sedentarietà, eccetera. Si perde l'1,5% di massa ossea ogni mese che si sta in orbita, che stanno in orbita, io non ci sono mai andato, però c'è questa perdita, perché la mancanza di gravità porta a questo fatto qui, quindi la sedentarietà, l'allettamento, sono stati fatti tanti studi negli allettati, ma anche fattori endogeni, quindi infiammazione, e soprattutto, ne hanno parlato anche dei colleghi precedentemente, molto, in maniera molto interessante, la inflammaging, cioè dire infiammazione cronica di basso livello. Ormoni, specie attive dell'ossigeno, carenza di ossigeno. Il microambiente ipossico è un microambiente che favorisce l'osteoporosi. Molte volte veniamo attaccati perché sia per quanto riguarda l'acidità, sia per quanto riguarda l'ipossia, dice, eh no, ma scusami, tu fai l'esame del sangue, c'hai la PO2 che è normale, e lo so, ma è normale, ma noi bisogna andare a guardare quello del microambiente, noi bisogna andare a guardare quello dell'ambiente intorno alla cellula, non quello che è nel sangue, e lo so che il pH del sangue deve essere 7,38, perché se non è 7,38 vai al cimitero o giù di lì. Ma io vado a guardare l'ambiente, vado a guardare il pH dell'ambiente intorno alla cellula, che è difficilissimo da valutare, difficilissimo, è soltanto a livello, diciamo, di ricerca, mentre a livello banale di noi poveri medici prestati all'osteoporosi nel campo mio o in altri campi, non si può avere. E su tutto questo poi che cosa ci va a fare? Ci va a mettere un carico da 90, come si usa a briscola, l'epigenetica. L'epigenetica, che cos'è? Ve l'hanno spiegato abbondantemente e in maniera sicuramente molto migliore della mia i colleghi precedenti. Ultimamente, e qui ci sono i lavori, come vedete sono praticamente dell'altro ieri, 2019-2020, hanno collegato l'epigenetica alla regolazione della formazione ossea che può
e l'epigenetica può influenzare notevolmente la differenziazione di osteoblasti ed osteoclasti. Purtroppo l'osteoporosi è figlia di tantissime mamme e incredibilmente un numero incredibile di padri, perché le cause che possono portare a questo disequilibrio sono tantissime. Si parla per esempio di osteoimmunologia, cioè di relazione delle interleuchine infiammatorie, l'interleuchina 6 per esempio, che ormai tutti quanti hanno imparato a conoscere dal Covid. L'interleuchina 6 ha un'azione negativa importante sulla formazione ossea, ma è un'azione anche legata ormonale, quella lì la conoscono un pochettino meglio tutti, ma ci sono moltissime cause che la possono portare. Molto spesso il farmaco di sintesi che cosa va a fare? Va a colpire l'ultima fase, quindi molto spesso funziona come la mano di vernice data sul muro dove c'è la muffa, è coperta ma la muffa rimane, d'accordo? Qui ci sono alcune molecole di segnalazione che possono poi portare alla maturazione degli osteoblasti, il RANX2, l'Osterix, il transcriptor factor o SP7, sono tutte sono tutte molecole che servono da molecole di segnalazione nella maturazione, così come il Microphage Column Stimulating Factor o il CIFOS, il RANCL, Nuclear Factor KB, il TRAF6, eccetera, eccetera, sono delle molecole di segnalazione che portano alla maturazione degli osteoclasti. E su queste molecole di segnalazione, che il meccanismo, chiamiamolo così, epigenetico, funziona. Però voglio andare avanti velocemente perché voglio parlarvi di due molecole, non si può parlare di tutte, voglio parlare di due in modo particolare. Uno che è il sulforafano e due che è il silicio. Quindi vediamo di saltare queste diapositive. Quindi i nutraceutici come possono agire nel campo dell'osteoporosi? O possono agire come possono essere o sostanze bioattive di origine vegetale, come vi dicevo, il sulforafano, che ricordiamoci, il sulforafano non è nient'altro che una molecola di protezione dei broccoli quando vengono danneggiati, cioè dire, è una molecola che serve per proteggere e riparare il broccolo danneggiato, e difatti sì, dopo vediamo come esce fuori. Oppure sono microelementi od oligoelementi tipo il silicio che vanno ambedue ad agire sull'osteoporosi con meccanismi diversi. Ci sono anche, oltre che meccanismi di quel tipo, anche altri meccanismi tipo l'attivazione enzimatica, però del silicio se ne parlerà perché il silicio è una molecola un pochettino strana, è un semiconduttore, per cui anche questo verrà messo dentro. Può essere un'attivazione enzimatica, per esempio ricordiamoci che il selenio è fondamentale per trasformare la deiodasi dal tetraiodio tironina in triodio tironina. Quindi sono molecole che hanno una grossa importanza. Il silicio per l'osteoporosi è molto importante. Torniamo ai broccoli. La glucorafanina, scusatemi, è presente in alte concentrazioni nelle verdure crucifere, come appunto i broccoli e i cavoli. È una parte integrante del loro meccanismo di difesa, cioè viene prodotta quando queste piante vengono danneggiate ed è importante per la loro riparazione. Sono molecole che hanno bisogno di essere trasformate. La glucorafanina non ha l'azione diretta. Quando c'è il danno, che il tipo con la motosega mi rappresenta, entra in azione la mirosinasi, che è un enzima e che trasforma la glucorafanina in sulforafano. C'è un piccolo problema: glucorafanina e sulforafano non sono sensibili al calore, mentre la mirosinasi viene danneggiata dal calore. Quindi molto spesso
Ora, nella mia pratica clinica, io tra una cosa e un'altra avrò visto un paio di migliaia di pazienti affetti da osteoporosi, un pochettino anche particolari, perché io non lo so per quale strano motivo mi arrivano mica casi semplici, no, mi arrivano i pazienti anche giovani, quarantenni, quarantacinquenni, trentacinquenni. Io l'ho usata molto e la uso molto, perché non posso mica dire a uno guarda, te tutti i giorni ti mangi 2 chili di broccoli, gli pare una panza così, per non parlare del resto che tralascio e lascio alla vostra immaginazione. Quindi non si può dire mangia 2 chili di broccoli. Però questo sulforafano è veramente importante, è un composto organo sulfureo, come ho detto è sintetizzato nelle piante alimentari dal suo precursore e si attiva dopo il danneggiamento della pianta. Io adesso ho disegnato, tutti questi disegni li faccio io perché mi servono molto, oggi si è parlato molto del rilassamento, no? Ci si rilassa. Ecco, io quando mi metto a disegnare per queste diapositive è il momento in cui mi rilasso maggiormente. Ho disegnato la molecola, come vedete è una molecola semplicissima, non è molto complicata come molecola, è una molecola molto molto semplice, e questo mi dà ragione di alcune cose, mi dà ragione dell'alta biodisponibilità, mi dà ragione dell'assorbimento rapido con un raggiungimento del picco plasmatico veloce, mi dà ragione di una emivita media. E allora mi dite, ma allora non funziona, dopo 2 ore e mezzo già non c'è più. No, no, perché la semplicità di questa molecola mi permette di farla entrare rapidamente all'interno delle cellule. Quindi ha un veloce ingresso intracellulare dove si accumula dopo coniugazione e ha un cedimento, urca boia. Scusate, ma mi hanno detto che sono 3 minuti. Benissimo, andiamo avanti. Il sulforafano agisce sui recettori, sulle specie reattive dell'ossigeno, ha un'azione inibente, ma soprattutto è un donatore di H2S, cioè dire è una molecola che è pericolosa e dannosa, ma all'interno dell'organismo, come ad esempio è un segnalatore che può dare delle informazioni importanti che andiamo adesso a vedere. Saltiamo, andiamo su questa, l'estricio non ne parlerò allora evidentemente, perché al momento attuale si stanno facendo delle ricerche farmacologiche per vedere di avere dei donatori di H2S. Perché? Perché ha una importante azione su tanti punti che qui sono sintetizzati, io ho sintetizzato in questa diapositiva, ma soprattutto mi va ad agire inibendo il RANK, mi va ad inibendo la fosfatasi acida, mi va ad inibire la catepsina, mi va a promuovere la fosfatasi alcalina, l'osteopontina, le bon morphogenetic proteins e così via. Tant'è vero che ad oggi sono in incremento notevole i lavori sul sulforafano per l'osteoporosi, mentre molte ricerche in precedenza erano indirizzate alla sua attività antineoplastica e antiossidante via NRF2, di cui ve l'hanno parlato un botto prima. Il silicio, velocissimo, il silicio, studi epidemiologici ci hanno detto che il silicio fa bene, un paio di minuti ce l'ho? Sì. Che il silicio fa bene, ha un'attività sia biochimica, cioè quindi agisce come cofattore in alcuni enzimi, sia biochimica, quindi I love silicio, andrebbe associato quasi sempre, perché il problema del collagene è importante nell'osteoporosi, ha anche un'attività, andiamo su questa diapositiva che forse mi dice ancora meglio il tutto, ha un'attività importante sulla sintesi del collagene, che avviene attraverso la stimolazione della formazione delle proteine di collagene o attraverso la stimolazione della formazione di prolinili idrossilasi, che è quella che mi permette al collagene di intorcinarsi sia una prima, sia una seconda, sia una terza volta, e quindi fare quelle catene attorcigliate su se stesse particolarmente robuste e resistenti. Infine ha anche un'azione di tipo elettrico, chiamiamolo così, perché è un semiconduttore, e come semiconduttore è stato visto che c'è un incremento dell'attività elettrica nell'osso in formazione, ed è probabilmente uno dei meccanismi con cui viene attirato il calcio. Queste si saltano. Recentissimamente
recentissimamente alcuni giornali, Il Messaggero come vedete, allora è uscito fuori dicendo che la birra fa bene per l'osteoporosi. Perfetto, benissimo. È uscito fuori anche con dei titoloni, è stato ripreso anche a livello dei media in maniera non indifferente. Io che sono un ricercatore pratico mi sono dedicato a valutare in effetti se è possibile o meno questo fatto qui. E alla fine che cosa ho scoperto? Oh, porca miseria! Guarda caso, l'amico Giorgio mi aveva incaricato di una relazione del genere 3-4 anni fa, e questa è una diapositiva di 3-4 anni fa, ma se voi andate a guardare, il lavoro è del 2005, quindi sotto il sole non c'è niente, hanno inventato l'acqua calda. Però anche in questo caso, come faccio io a uno a dire bevi 6 litri di birra? Cioè gli ritirano la patente dopo 30 secondi, cioè questo viene da me, dottore, ma lei è fuori di testa. E allora che cosa si può fare? Si può dare il silicio per integrazione, si può dare il silicio come nutraceutico. Quindi questo meccanismo è un meccanismo che ci permette, da una parte il sulforafano, che io molto spesso associo, e il silicio ci permette di avere un miglioramento di quella che è la parte qualitativa dell'osso, quella che dà l'elasticità all'osso, perché la durezza la dà il calcio, ma il collagene gli dà l'elasticità. Io vi ringrazio per l'attenzione e restituisco il microfono.